una manifestazione che ha visto, come al solito, eventi dislocati in tutta la città, da Piazzetta della Sapienza a Piazza Gavinana, fino ad arrivare in Piazza del Duomo, con gli eventi clou, come il concerto dei Dick Dick, anticipato dalle ospitate del maestro Luca Pacini, dalla comica Silvia Lepre e dall'amico di Avis Pistoia, l'attore Paolo Hendel. Insomma, tutto il nostro affetto e riconoscimento a Avis Pistoia per il coraggio, perché di questi tempi, con il momento difficile che stiamo vivendo, fare una cosa come questa, poi non è solo qui ma in tutta la città, ci sono iniziative varie. Ogni anno, anche quest'anno, abbiamo la Notte Rossa, una delle poche cose rosse ormai rimaste a Pistoia, ahimè. Tu hai già riassaporato il palco post-Covid, com'è andata? È chiaro, a noi casi umani, bestie di spettacolo, se ci tieni fermi 2 mesi, 3 mesi in casa è una sofferenza, e quindi grande voglia di ricominciare. E sì, c'è anche nel pubblico questa voglia. Naturalmente, ragazzi, non è finita, bisogna essere prudenti. Mascherine quando c'è bisogno, e posti distanziati come abbiamo questa sera, distanziamento sociale, e purtroppo bisogna evitare di stringersi le mani, di abbracciarsi, niente lingua in bocca. Ma queste cose che di solito dopo lo spettacolo si fanno abitualmente, ecco, d'ora innanzi no, per un po' di tempo, finché non scoprono questo benedetto vaccino. La manifestazione ha nel suo intento quello di sensibilizzare sulla donazione di sangue e di plasma, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Prima le norme Covid e poi questa 8ª Notte Rossa che noi fortemente abbiamo voluto, per ringraziare tutti i donatori che nel mese di marzo, aprile, maggio e giugno sono venuti in modo importante a donare, e questo è per noi un segnale, un ringraziamento alla città, un ringraziamento ai donatori, al San Jacopo, alle infermiere, ai medici che si sono impegnati veramente tanto per riuscire ad aiutare queste persone che erano state colpite dal Covid. Dobbiamo ricominciare a vivere con le precauzioni, con tutto quello che è, ma dobbiamo farlo.